Le 36 conferenze episcopali e le due chiese cattoliche orientali presenti nel continente africano si ritroveranno per il sinodo che si svolgerà in Vaticano dal 4 al 25 ottobre prossimo. Al centro delle riflessioni il tema «La Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Siete il sale della terra, siete la luce del mondo». Il Papa Benedetto XVI, che ha convocato il sinodo, ha sottolineato l'importanza di un tale avvenimento per la vita del continente e della Chiesa universale in occasione della consegna dell'Instrumentum Laboris a Yaoundé in Camerun il 19 marzo scorso. In quella circostanza, esprimendo le sue attese e speranze, ha detto: «Auspico vivamente che i lavori dell'Assemblea Sinodale contribuiscano a far crescere la speranza per i vostri popoli e per il continente nel suo insieme, contribuiscano ad infondere a ciascuna delle vostre chiese locali un nuovo slancio evangelico e missionario al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace, secondo il programma formulato dal Signore stesso. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo». Il Papa ha inoltre rilevato la continuità tra questo sinodo e il precedente. La prima assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi ha avuto luogo in Vaticano dal 10 aprile all'8 maggio 1994. Per l'occasione, i vescovi avevano riflettuto sul tema «La Chiesa in Africa e la sua missione evangelizzatrice verso l'anno 2000. Sarete miei testimoni». In seguito, Giovanni Paolo II pubblicò la sua esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa.